Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 16. Quando ad un certo punto apparve davanti alla strada Mario, ero sbiancato completamente. Cercai di frenare, ma andavo troppo veloce. Avevo perso totalmente il controllo della macchina. Feci una manovra incredibile e andai a sbattere contro un muro, poi il vuoto. Lo stiamo perdendo. Corri, passami il defibrillatore. Sì, certo. Al mio tre, uno, due, tre. Dai, ancora. C'è battito, meno male. Dove mi trovo? Salve Matteo, è in ospedale. Ha avuto un incidente che poteva essere fatale. Ha un braccio rotto. Chi è Matteo? Come chi è Matteo? È lei? Veramente mi chiamo Matteo? Non capì più nulla. Vidi solo il dottore parlare con altri dottori. Lo portiamo a fare vari controlli al cervello. Perché? Io sto bene. Mi chiamo Matteo, stavo scherzando. Come si chiama sua figlia? Cazzo, non me lo ricordo. Figlia? Da quando ho una figlia? Ecco, come non detto. Mi portarono a fare delle TAC, o come si chiamano loro, e appena guardarono il computer che mostrava il mio cervello dal dentro, fecero delle facce tremende. Mi riportarono dove ero prima e chiamarono qualcuno. Ad un certo punto vedi entrare una donna con una bambina. Ciao amore, tutto bene? Lei nemmeno mi conosce e mi chiama amore. Eh? Ma che stai dicendo? Senta, puoi uscire da questa stanza? Smettila di trattarmi così. Non rompere il cazzo. Io non l'ho mai vista. E quindi si levi. Aria? La vidi triste e poi entrò un medico e iniziarono a parlare. Mi dispiace signora, ma suo marito ha perso la memoria. Come, scusi? Eh sì, è stato molto fortunato, stava rischiando di morire. Oddio. Vidi la donna venire nuovamente verso di me. Ciao Matteo, io mi chiamo Marta, mi conosci? Ma secondo lei come posso conoscere una persona che non ho mai visto? Hai avuto un terribile incidente, hai perso la memoria. Io sono tua moglie e lei è tua figlia, Sara. Che strano. Veramente? Certo che sì. Wow, ma ho una casa? Certo che ce l'hai. Abbiamo anche tre cani. Perla il pitbull, Teo il bulldog francese e Kelly. Kelly che razza è? Boh, non ricordo. Mi fai parlare con il medico? Certo. Finalmente un po' di tranquillità. Voglio uscire da questo posto. Dottore, quando posso uscire da qui? Fra 2 settimane. Cosa? Eh sì, finché non avrai almeno tre flashback della tua vita, non possiamo lasciarti. Se riuscirai almeno a ricordarti alcune cose essenziali della tua vita, sei fuori pericolo. Fuori pericolo? Eh sì, non sappiamo se la sua perdita di memoria sia permanente o meno. Se si ricorderà alcuni momenti della sua vita, potrà tornare a casa. Ora mi dispiace, ma devo andare. Fra 5 minuti arriveranno delle infermiere a portarle da mangiare. E poi prenderà delle pastiglie che lo faranno dormire. A domani. Va bene. Aspetta! Dimmi. Digli alle cameriere di portarmi pollo al forno con patate, tante patate, e poi un po' di purè e una fetta di torta al cioccolato. Ha fame, deduco. Sì. Ah, un'altra cosa. Digli di portarmi per favore un portatile e delle cuffie. Almeno non mi annoio. Va bene. A domani allora. A domani. Passarono 10 minuti e finalmente mi portarono tutto quello che ho chiesto. Finito di mangiare, mi diedero delle pastiglie e mi addormentai subito.